Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, sono senza trucco, anche se è pomeriggio perché stamattina siamo dovuti uscire di volata per una piccola emergenza, del tutto rientrata. Allora, stamattina nel punto di corso ho fatto una skincare velocissima e la facciamo passare così com'è. Questa è la parrucchetta più comoda per truccarsi perché non ci sono tanti capelli che vi vanno sulla faccia. Al volo sono uscita di casa con questo stick, no con questo stick, ho fatto una roba così, con questo stick che io in realtà avevo comprato come contouring, ma ho sbagliato. In realtà è un fondotinta, meno male che l'ho preso chiarissimo, Soft Amber 08 Match Sticks, scusate, di Fenty Beauty, che è praticamente un fondotinta in stick, coprenza più o meno niente. Comunque ce la facciamo andare così e completiamo il trucco. Null'altro, non ho messo forse un po' di burro di cacao. Finished. Allora, boh, facciamo un po' di contouring. Questo è un vero contour, è uno stick di Kiko. Ho fatto una bella infornata tempo fa di prodotti Kiko. Devo dire, non male. Forse se abbiamo uno specchio è meglio. Ok. Ecco qua. Qualcuno mi ha detto, no, ma si fa più in alto. Allora, no, non è questione di più alto o più in basso. Quel segno del contouring si fa a seconda del vostro viso. Magari voi avete un viso che vi sta bene o comunque per il vostro viso è più indicato un contouring più alto. Per il mio viso, che è piuttosto lungo, questo messo così a questa altezza, prima di tutto vedete qui dove c'è proprio l'incavo delle guance, fate così, succhiate un po' la guancia e trovate il segno giusto, come facendo così vedete il pomino dove mettere il blush. Quindi per me questa è l'altezza. Stupendo pennello super morbido di Sephora, numero BBB 64. Fantastico. Dei nuovi kit, sono usciti dei kit, però credo che lo vendano anche singolo. Penso proprio di sì. Poi un pochino di correttore Kiko. Mi hanno detto, io ho questo qui, Kiko 02, mi hanno detto guarda che in realtà è bello coprente, perché io in realtà non lo trovo tanto coprente. È chiaro che dipende anche dalla vostra occhiaia, se voi avete un'occhiaia leggera ci sta, è cremoso, in cialda. È chiaro, io ho una bella occhiaia pesante, per cui nel mio caso vabbè, va così. Un po' anche sulle guance, che abbiamo tutte le nostre belle macchie, macchiette, che si sono schiarite tanto con la cura della dermatologa, però eliminazione totale non ce la ponevamo neanche come obiettivo. Poi metterei un pelin di cipriotta, che potrebbe essere questa compatta di Laura Mercier, la Translucent, che non è, però ve lo dico subito, non è opacizzante. Prendiamo un puff, non è opacizzante questa qua. Comunque per prudenza io metto sempre poca sul contorno occhi, un po' anche sulla palpebra. E poi la mettiamo un po' su naso, mento e fronte. Direi basta così. Poi a posto questo, poi mettiamo, ce la possiamo fare un po' di bu 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 bu. Io passerei agli occhi, dopo proseguiamo con illuminante, blush e compagnia cantando. Mi stavo strozzando. Allora, vediamo dov'è, ecco qua. Io userei questa bellissima palette di Flamy, di Lamelle, non Lamer, Lamelle, questo brand credo che sia un Made in Italy,
Questo è la 401 Karma, la Mel Cosmetics. Mi sembrava di aver letto qualche parte Made in Italy, però. Ah, ti danno anche una data di scadenza, settembre 2027. Ma non leggo, però. Ha questi colori pazzeschi, bellissimi, vivaci, mi piacciono tanto. E quindi noi adesso col nostro specchiettino andiamo a mettere magari un paio di colori. Mi attirava molto, non so voi, volevo provare questo che è un grigio che ha della componente verde, questo invece che è francamente proprio smeraldino. Non so, non mi ricordo se si applicano bene col pennello, se no andremo di dito. Allora, questo è il grigio con la componente verde al suo interno. Vediamo un po' com'è. Ma ha la componente rossa, direi. Io ci vedo del rosso. Poteva essere. Ma cos'è sta roba? Forse è il pennello che era sporco? No, l'ho tirato fuori pulito. Oh, mamma mia. La roba rossa non si può vedere, vabbè. Tutti con un fenomeno strano. Vabbè, comunque veniamo al verde smeraldino. Wow! Che smeraldo! Ma sta roba rossa, come abbiamo fatto? Non so, allora adesso nell'interno dobbiamo mettere qualcosa di luminoso, che per esempio potrebbe, scusate, prendiamo un altro pennellino, che potrebbe essere, questo è un po' dorato. Però dovrebbe neutralizzare bene la componente rossa. Niente, comunque quella componente rossa sta sotto. Oh mamma, questo è un duochrome, oro e rosso. Ma insomma il rosso ci perseguita in questa palette. No, perché star bene col rosso la vedo proprio dura, eh. Mia, che roba strana comunque. Faccio un ultimo tentativo con questo qui che proprio mi sembra proprio un oro, no? Ma proprio l'oro solo semplicemente per coprire il rosso lo sto usando. Forse questo sì, lo copre, perché c'è un fucsia pazzesco, ma mi guardo bene dall'usarlo. Ed è che forse ci ha consentito di coprire questo urendo colore, però sento la necessità di riempire un po' qui. Si potrebbe fare con questo colore bello scuro. Madonna! Notizia sconvolgente, questi colori hanno tutti, quasi tutti, una componente rossa, gente. Sono dei duochrome, triochrome, quindi magari li prelevate perché vi sembrano un certo colore. C'è uno opaco, ma noi piace tanto, è una specie di taupe, ma non ci azzecca nulla, ovvero ormai andiamo di metallizzato un po' multicolor, questo è un pastrocchio tremendo. Direi fermiamoci qui perché abbiamo già agito parecchio. Prendiamo una villina o qui fare una pulita di massima ai polpastrelli. Poi prendiamo un pennello pulito. Ok, boh. Poi prendiamo il pennello del correttore per togliere lo sbaffo che come al solito, soprattutto a sinistra con la palpebra molto cadente. A destra di solito no, resta sempre bello pulito. Ok, togliamo un po' di eccesso qui, anche qui. Ok,
Ok, vabbè, qualcosa è venuto fuori. Poi prendiamo il contorno che l'aveva già fatto. Poi sempre con questi stick di Kiko facciamo il blush, che è un colore assolutamente bello, tranquillo, neutro, visto che ci abbiamo dato un po' dentro con gli occhi. Siamo un po' schiscettini, lo stendiamo col pennello, sempre questo qui, quello con cui ho messo la terra, a tratti veloci, così si può fare tranquillamente terra, blush illuminante, terra e blush sicuramente con lo stesso pennello, secondo me. Scusate, devo soffiare un po' il naso, perdonate. Bon. Ok, poi avevo tirato fuori la matita, questa qui di Laila, Black Eye Pencil della linea Hyper Extension, The Longer The Better, che c'è anche il suo. Sarebbe un po' da fare sta punta. No, non possiamo usarlo, mettiamolo qui che dopo lo tempero. Allora, ne prendiamo un'altra. Tanto con sta carnevalata qualsiasi colore va bene, mi è venuto fuori Teddy di MAC, che è un po' una specie di rame marrone. Tanto con questo pastrocchio direi che ci può stare qualsiasi colore. Non ci posso credere. No, non si vede un accident. Allora si cambia e si prende un bel eyeliner. Mi sembra che qui dovrebbe esserci. Non è qui. Ah, potrebbe essere qua. Questo è quello di Clio. Però mi sembra che ancora. Sì, infatti. Ce l'ho da un bel po', ma questo dura, bello, bello carico, bello umido. C'era anche molto buono, non so se lo fanno ancora quello di. Come si chiama? Di QVD Beauty, anche quello è molto buono. Ma poi favoloso c'è quello di Shiseido. Shiseido è veramente un eyeliner meraviglioso. Shiseido. Dico giusto, Shiseido o. No, sto dicendo una sciocchezza. Make Up Forever. Makeup Forever fa un coso fantastico. Ok, questo è quello di Clio, che comunque non è male. Poi facciamo un po' di mascara per le sopracciglia. Troppo qua. Oggi è la giornata di correggi di qui, correggi di lì. Tanto va sempre passato uno spazzolino, perché comunque può esserci sempre un eccesso che è meglio togliere. E poi mettiamo il mascara, il The Longer The Better, e l'Hyper Extension di Che la matita è molto buona e sbava leggermente, ve lo dico, però questo mi sembra che suggerisce di fare così, quello che di solito non si dovrebbe fare. Poi questo rainbow, lo chiameremo rainbow look, un po' in ritardo sul Pride, che giugno è già andato. Ecco qua, sulle mie ciglia si vede poco e nulla. Poi
Dopodiché, questo l'abbiamo messo, questo l'abbiamo messo, questo l'abbiamo messo. Cos'ha? Un filin di illuminante, sempre chicco. Questo, ma sono sobri comunque questi colori di chicco, mettibilissimi, direi praticamente alla cieca. Sì, gli do una passata, tanto per ecco, fissarlo un po' così. Dopodiché, calo l'asso, tiro via il burro di cacao e metto per la prima volta con voi, è uscito questo, che è un olio labbra di Clinique, ispirato al mitico Black Honey, sostanzialmente nero. Cioè è uno scurissimissimo berry, vediamo. Di solito si procede per i gloss dalla metà del labbro inferiore. Occhio e croce fa, mi fa l'identico effetto del rossetto, è un rossetto, non so, un gloss, no, è un rossetto, è proprio un rossetto lo Black Honey. E nel senso che su di me viene schiarito e schiarito. Lo stratifico un po', però vedete, super portabile e si sente che è un olio labbra, quindi sulle labbra lo sentite. E questo è il look di oggi, un po' tardivo, ma così tanto un po' per passare il tempo e svuotare la mente dalla mattinata che è stata un po' così, un po' concitata. Eccoci qui, che ne dite? Piace? Aspettate che metto, perché forse ne avevo messo un po' troppo. Comunque, avendo stratificato, mi sono sforzata un po' di più, ma non sono stata brava, non ho guardato sempre lì dentro. Piano piano imparo e vi auguro ogni bene e serenità. Fate tutto quello che vi fa stare bene e alla prossima. Quindi lo chiameremo Rainbow Look.